Davanti a tutti i ritratti dovrai passare e da malvagi a buoni li dovrai trasformare. Ecco, beh, quello sì è un capolavoro. Così, così forte e mascolino. Ah, oh, il volto intagliato, solenne, ma con un tocco di desiderio. Il più impressionante autoritratto che abbia mai visto. Un artista locale, probabilmente. Bello. Scapolo con un po' di fortuna.
Per raggiungere le stelle e quindi osservare, oltre i detriti dovrai saltare.
specchio delle mie brame, chi è? E dovrebbe tenere pulito questo maledetto oggetto. Non riesco nemmeno a vedermi. Un cavaliere ammazza draghi. Figurarsi! Se dovessi aspettarne uno, farei prima a impugnare la lancia e a provvedere da sola. Specchio, specchio delle mie brame, chi è? E dovrebbe tenere pulito questo maledetto oggetto. Non riesco nemmeno a vedermi. Un cavaliere ammazza draghi. Figurarsi! Se dovessi aspettarne uno, farei prima a impugnare la lancia e a provvedere da sola. C'era una volta. Dove ero rimasto? C'era una volta. Dove ero rimasto? La principessa si trova in un altro castello. Così mi hanno riferito. Qual era il castello? Io non ricordo. La febbre è tornata e ha reclamato alcuni dei servitori, ma non prima che avessero svolto il loro compito. A questo punto il recupero delle gemme della luce delle anime è di vitale importanza, così come il recupero degli ingredienti finali. Le gemme sono state separate e nascoste nel tentativo di ostacolarmi e i miei seguaci non sono ancora riusciti a scovarle. Ma forse esiste un altro modo. Thank you.
raggiungere la manovella dovrai lottare affinché il lampadario la luce possa portare. Eccezionale! Abbiamo ricostruito il certificato di morte del pirata. Cominciavo a pensare che non saresti mai arrivato fin qui. Oh, e che cos'è questo? Ah, il mio certificato di morte. Sì, ecco come ho perduto il mio tesoro. Un ammutinamento, già. Branco di piagnucoloni ingrati. Ho sempre condiviso tutto equamente. Dimmi, ragazzo, non è che hai trovato anche parte del mio tesoro, eh? No? Se per caso lo trovi, puoi tenertene la metà, che è il 40%, come ben sai. E proprio per dimostrarti che sono un uomo di parola, ti darò questo anello. Si tratta di un anello con sigillo, apparteneva a un membro di quell'ordine delle tenebre. Usalo bene. E se, voglio dire, quando tornerai,
darò metà bottino, che corrisponde, come dicevo, a un bel 30%. In effetti, avrei proprio bisogno di un primo ufficiale. Cioè, se sarai ancora in cerca di un lavoro remunerativo quando tutto questo sarà finito. Ricordalo, eh? Metà bottino per il mio primo ufficiale, il 20%, e non un nichelino di meno. I segni su quest'anello mi sembrano familiari. L'ingresso! Sì, è così! Quest'anello è la chiave del meccanismo nell'ingresso. Dobbiamo tornare lì! Bene, bene. Li avete portati da me. Finché noi saremo qui, non riuscirai a distruggere l'aldilà e a farla franca, Thorn. Al di là? Mia cara, dolce Leota, credi davvero che la mia ambizione si arresti sulla soglia della morte? Oh, no. Perché accontentarsi di conquistare il regno dei morti quando posso estendere il mio dominio anche sulla terra dei vivi? Niente più confuse distinzioni tra vita, al di là, oltretomba.
Temo che da oggi in poi ci sarà solo morte, morte e ancora morte. Sì, la luce delle anime. Questo lo prendo io, se non ti dispiace. Ho davvero apprezzato i tuoi sforzi, Sic. Hai acchiappato moltissime anime per me, senza contare la collezione completa delle leggendarie gemme delle anime. E ringrazio anche voi, miei fedeli seguaci, per esservi sacrificati volontariamente per la mia causa. Ora, con l'energia di tutte queste anime, il mio potere sarà grande abbastanza per portare tenebre e decadenza ovunque, nei cieli come in terra! No! Questo giocattolino non mi servirà più. È proprio vero, tutto ciò che vive è destinato a morire col tempo. Ma temo che scoprirete presto che la pazienza è una delle virtù di cui sono privo. Dal re più potente al passero più inerme, tutto si tramuterà in cenere, polvere e cibo per vermi. Ah, sì. Alla fine, il verme conquisterà tutto. Za, fa, noi, noi! E la mia festa è appena iniziata! Oh, temo che la tua preziosa luce delle anime sia alquanto inutile senza il suo cristallo centrale! Cosa stai facendo? Ah, Lea! Ehi! Non è fantastico il loro tormento? E che potenza, ma c'è ancora spazio! Per almeno un'altra anima! Thank you.
Caspiterina, questo sì che è sparare. Zeke! Non deve avere avuto molta fortuna. Oh cielo, se n'è andato. È stato un onore aver servito con lui. Il più coraggioso che abbia mai visto. Dopo un po' ti ci affezionavi, povero piccolo mendicante. Storm e il suo ordine delle tenebre non ci daranno più noia. Grazie, Zeke e Madame Leo. Leota? Madame Leota, ci siete? Yahoo! Prendi questo e questo pallone gonfiato da... Leota! Cosa? È già tutto finito. Abbiamo vinto. Sì, sì, è finita e ora va tutto bene. Più che bene, direi. Sono libere, Leota. Le anime le avete liberate tutte. Risolti i loro problemi terreni, i fantasmi decisero di infestare tutti insieme da quel momento e per sempre la dimora. Quanto a me, decisi di rimanervi per qualche tempo in veste di guardiano. In seguito, con la benedizione di Madame Leota e degli altri, continuai a inseguire il mio sogno di diventare uno scrittore. Fu solo molti anni dopo che compresi come quel malinconico pomeriggio di ottobre non avessi solo aperto le porte della dimora, ma anche quelle del mio futuro. As the moon climbs high o'er the dead oak tree, spooks arrive for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes, start to shriek and harmonize. Grim, grinning ghosts come out to socialize. Dum, 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 dum. When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grim, grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, or a silly spook will sit by your side, shrouded in a daft disguise. They pretend to terrorize. Grim, grinning ghosts come out to socialize. Dum, 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 dum. When you hear the knell of a requiem bell, weird ghosts scream where spirits dwell. Restless bones etherealize, rise as spooks of every size. Grim, grinning ghosts come out to socialize. Grim, grinning ghosts come out to socialize.